lineare di ordine superiore al primo a coefficienti costanti. È fatta così. Scriviamo y k uguale a con 1 per yx più, chiamiamolo a con 0 per yx, più a con 1 per y' di x più a con 2 per y secondo di x più a con k meno 1 per y k meno 1 di x più di x. Se volessi essere più generale, potrei scrivere, invece di scrivere yk uguale questo, potrei scrivere più a con k, y derivato k volte dall'altra parte, metterei uguale a 0. Però è una generalizzazione fasulla, per quale motivo? Se l'equazione deve essere di ordine k, il coefficiente a con k di yk deve essere diverso da 0. Allora tanto vale, qua è come dire che a con k era meno 1. Meno 1, così lo porto da questa parte, prendo 1. Il numero in alto indica l'ordine di derivazione della funzione. Allora, questa è l'equazione differenziale a coefficienti costanti. Allora, vedete benissimo che questo b di x non è costante manco per niente. Infatti si chiama coefficienti costanti anche se il termine non è costante. Quello che è importante è che siano costanti i coefficienti davanti alla y. Chi è l'omogenea associata? L'omogenea associata è la stessa equazione che si ferma qua. Più a con k meno 1 y k meno 1. Quindi senza il termine non. Ok. Questa si chiama omogenea. Ma questa è l'equazione, la chiamiamo 1, la 2 è omogenea equazione associata a 1. Allora qui vale lo stesso discorso di prima. Allora, qua valgono i seguenti fatti, questi senza di... Allora, vale primo fatto: ogni soluzione di 1 si può scrivere come somma di una soluzione di 2
e di una soluzione particolare, cioè fissa, di 1. Cioè io prendo una soluzione particolare di questi, ci sommo una qualunque soluzione delle omogenee associate e ottengo un'altra soluzione di 1 e viceversa. Cioè tutte le soluzioni di 1 si possono scrivere in quel modo là. Il ragionamento non lo sto a fare, ma è esattamente lo stesso che nel primo. L'equazione, quando voi prendete due soluzioni di 1, fate la differenza soddisfa 2. Viceversa, se prendete una soluzione di 2 e una soluzione di 1, fate la somma è un'altra soluzione di 1. E balance. Lo stesso discorso come al solito, perché questo qua è un, cioè sarebbe a dire che le soluzioni di 1 sono uno spazio affine. Oh. Quindi questo lo chiamiamo A grande, questo fatto. Poi va B grande. Le soluzioni di 2 sono uno spazio vettoriale di dimensione k in di dimensione k in c1 di r, c infinito di r. Allora, vi ricordate l'equazione, come hanno fatto le equazioni? Allora, prendiamo un'equazione differenziale a coefficienti di costante del primo ordine. Come si scrive? Y' uguale c per x. Chi ha la soluzione? E alla cx. Scusate. Sì. Lambda per e alla cx. Perché è uno spazio vettoriale? Perché e cx è la base e lambda è il coefficiente. Qua che dimensione c'ha? 1. In questo caso le soluzioni di questo qui sono spazio vettoriale di dimensione k. Ecco, questo andrebbe dimostrato, non lo facciamo, però su dimensione k ci si può credere, no? Perché di ordine k, quando avete quelle di del secondo ordine, cioè bisogno di due costanti iniziali, no? Cosa rende uno spazio vettoriale? Il fatto che la dipendenza dalle due costanti iniziali è lineare e quindi avete uno spazio vettoriale. Punto. Allora, per capire come sono fatte le soluzioni di questo per capire come sono fatte le soluzioni di 2, facciamo anche qui un lemma, senza di, anche questo senza dimostrazioni. Lemma: siano lambda 1 minore di lambda 2 minore di lambda h e alfa 1, questi qua in R e alfa 1 alfa 2 alfa h appartenenti a n, tali che alfa 1 più alfa 2 più alfa h faccia k. Allora le funzioni e alla lambda 1 x. Allora, facciamo, scriviamo per bene, facciamo una bella lista, su una tabella. Allora, prima riga ci mettiamo e alla lambda 1 x, poi x per e alla lambda 1 x, poi qua arriviamo, l'ultima sarà
x alla alfa 1 meno 1 re alla lambda 1x. Quante sono queste qua? In totale sono 1. X elevato all'alfa 1 meno 1. Quante sono? Per esempio, alfa 1 era 5, questo è x alla 4. Mettiamo che lambda 1 era 1 e alfa 1 era 5. Qua ci sta e alla x, x per e alla x, x quadro alla x, x cubo alla x, x alla 4 alla x. Quali sono queste funzioni? Quante sono? E alla x, x e alla x, x quadro alla x, x cubo alla x, x alla 4 alla x. Quante sono? 5. Inizio da 0 e finisco a 4. E quindi se in generale finisco, inizio con x alla 0 e finisco con x alla alfa 1 meno 1, quante sono? Quante sono? Alfa 1. O no? Chi le conta? Cioè questa è sempre la stessa. Chi le conta? Il monomio che c'è davanti, no? X alla 0 fa 1, x alla 1 fa x quadro, x cubo, x alla alfa 1 meno 1 sono esattamente alfa 1 monomi diversi. Poi ci mettiamo e alla lambda 2x, x per e alla lambda 2x, x alla alfa 2 meno 1 per e alla lambda 2x. Quante sono queste qua? Se quelle sono alfa 1, queste sono alfa 2. Poi puntini, 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 l'ultima sarà e alla lambda hx, x per e alla lambda hx, fino ad arrivare a x alla alfa h meno 1 per e alla lambda hx. Queste qui quante sono? Alfa h. In totale quanto viene? Allora, questa è la lista delle mie funzioni. Quante sono in totale? Alfa 1 più alfa 2 più alfa 3 più alfa h. E quanto fa? Ah, sono k. Allora, tutte queste funzioni è una, questo elenco di funzioni, viste come vettori, cioè come funzioni in infinito, è una parte libera. Cioè tutte queste funzioni sono linearmente indipendenti. Che significa linearmente indipendenti? Significa che non posso fare una combinazione lineare di queste funzioni e che esce la funzione nulla. Questo vale sia in R anche in qualunque intervallino. Capito? Se io faccio una combinazione lineare di queste funzioni e esce la funzione nulla, anche su un intervallino piccolo così, vuol dire che tutti i coefficienti di combinazione sono nulli. Anche questo qua non è difficile da dimostrare, ma non lo facciamo per non sprecare tempo. Allora, perché ho scritto queste funzioni qua? Chi saranno queste funzioni qua? Vi ricordate che questo deve essere uno spazio vettoriale di dimensione k? Allora questo potrebbe essere una base, perché sono giusto k. Però dobbiamo capire chi sono i lambda i e gli alfa i. Perché non è che ci posso mettere e alla 2x così. Ok? Allora, andiamo a vedere il polinomio caratteristico associato a
alle equazioni 1 oppure 2. E tanto qua cambia il termine noto, quindi il termine noto non conta per il problema caratteristico. Il problema caratteristico è il seguente: è un polinomio di grado k p di xi uguale sia la k, o se non vi piace il greco mettete p di t, vabbè, non mi piace il greco, mettiamo p di t. Non posso mettere x perché già sta impegnata, solo per questo. Io non c'ho niente contro il greco, però. Qual è questo polinomio? Dai. T alla k meno a con k meno 1 t alla k meno 1 meno a con k meno 2 t alla k meno 2 meno a con 0 t meno a con 0 no, meno a con 1 t meno a con 0, stavo sbagliando. Quindi cosa ci va? Dovete praticamente sostituire. Allora, innanzitutto dovete portare tutto allo stesso lato, perciò escono fuori meno. Poi a ogni derivata di derivata di ordine h della y dovete sostituire t alla a. Quindi qua c'è y derivato k volte t alla k, qua c'è a con 0 y meno a con 0, perché y è derivato 0 volte, quindi t alla 0 fa 1. Invece qua c'è a con 1 y primo, e beh, meno a con 1 t, perché y primo è derivato una volta, quindi qua la t c'è, è chiaro? Allora, l'equazione caratteristica è p di t uguale a 0. Cioè, chi sono le soluzioni dell'equazione caratteristica? Le radici del polinomio caratteristico. Soluzioni sono le radici del polinomio caratteristico. E chi sono le radici del polinomio caratteristico? Sono lambda 1 con molteplicità alfa 1, lambda 2 con molteplicità alfa 2, lambda h con molteplicità alfa h. Voi sapete il teorema fondamentale dell'algebra, che abbiamo richiamato in analisi 1, anche se non l'abbiamo dimostrato, che un polinomio di, diciamo, di grado k uguagliato a 0 ha esattamente k radici in C. Il problema è che queste radici possono venire complesse. Poi vediamo che succede quando le radici sono complesse, però in realtà succederà sempre quello che andremo a dire tra poco. Chi sono le radici? Le radici quante sono? Sono esattamente k, a patto che ogni radice venga contata con la sua molteplicità. Quindi la prima con la molteplicità alfa 1, la seconda con la molteplicità alfa 2, la chesima con la molteplicità alfa 1. In totale la somma di questi alfa 1 più alfa h deve fare k. Quindi vedete, siamo esattamente nello schema del lemma. Ok? E chi sarà le funzioni elencate nel lemma?
con lambda i e alfa i dati, qua ci mettiamo due stelle, dati da sono una base delle soluzioni di, questo è teorema, questo poi lo dimostriamo. È chiaro? Sono una base delle soluzioni di 2. Allora, cosa devo dimostrare? Semplicemente che queste funzioni qua, con questi valori qua, sono soluzioni dell'equazione differenziale omogenea. Perché? Se sono soluzioni dell'equazione omogenea, il lemma mi dice che sono indipendenti. Allora mi dice che generano uno spazio vettoriale di dimensione k. Ma siccome io già so che le soluzioni di 2 sono uno spazio vettoriale di dimensione k, l'ho trovato, è quello. È vero che io né B né il lemma li vado a dimostrare, però modulo il fatto che A, B e il lemma siano veri. Se io verifico che quelle soluzioni che diciamo, quando io vado a prendere E alla lambda X, X per E alla lambda X, X quadro per E alla lambda X, X alla alfa I meno 1 per E alla lambda X, sono tutte soluzioni del dell'equazione 2, allora effettivamente ok. Allora, per dimostrare questo teorema dobbiamo andare, ci conviene prima, invece di scrivere direttamente la dimostrazione, che formalmente sarà corretta ma nella quale non capirete nulla, andiamo a fare qualche esercizio. Allora, andiamo a prendere un'equazione differenziale a coefficienti costanti omogenei, mettiamo di secondo ordine. Allora, per esempio, prendiamo 3y secondo di x meno 5y' di x più 2y di x uguale a 0. Allora, vediamo se avete capito. Qual è il polinomio caratteristico associato? Allora, qual è il polinomio caratteristico? 3t alla seconda meno 5t più 2. Questo è il polinomio caratteristico. Oh, uno dice, ma non è il caso di prima, il caso di prima era y secondo qua, y secondo qua la prendi e porti dall'altra parte e te lo ricordi. Ho preferito scrivere il caso generale in forma normale, ma anche se lo scrivete così lo prendo. Basta che il coefficiente del termine di grado massimo ovviamente deve essere diverso da 0.
Il concetto per ottenere il polinomio caratteristico è sempre lo stesso, bisogna sostituire alla derivazione il grado di t. Derivazione 2 volte, t qua. Derivazione 1 volte, t. Derivazione 0 volte, 2 e basta, senza t. Ok. L'equazione caratteristica è p di t uguale a 0. Se avete risolto questa equazione, t uguale 5 meno più la radice di 25 meno 24 che fa 1 fratto 6, quindi una fa 1 e l'altra fa 2 terzi. Allora, come si può fattorizzare questo polinomio? Dovete scrivere la fattorizzazione di questo polinomio. Allora, deve essere divisibile per 1, per x meno 1, per fini, deve essere divisibile per x meno 2 terzi, e poi che ci manca? Ci manca il 3, perché se faccio x per x per x, qua mi viene i, scusate, t. Se faccio t per t, qua mi viene t quadro, però questo inizia con 3t quadro. Siccome il polinomio che ottengo scrivendo t meno, alfa, meno la prima radice e t per la seconda radice viene monico, cioè inizia per 1, allora qua ci devo andare a mettere il contenuto del polinomio, cioè il coefficiente del termine graduale. Quindi qua cosa mi viene? Posso anche scriverlo come t meno 1 per 3t meno 2. Vedete, quando faccio il prodotto viene 3t quadro meno 3t meno 2t fa meno 5t più 2. Oppure posso anche scriverlo come 3t meno 2 per t meno 1. Perché è importante questo? Perché c'ha una controparte che riguarda chi è 3t meno 2? Se lo voglio, a quale operatore differenziale corrisponde? La t a che operatore corrispondeva? Quando è che mettevo la t? Quando devi? Quindi scriviamolo qua, 3 volte la derivata. Meno 2 è la costante, a che corrispondeva? A quando la y non la cambiavo, perché dovevo derivare 0 volte. Allora, prendere una y e non cambiarla, che operatore è? Come si chiama? L'identità. Che io prendo una cosa, la lascio sta, quindi questo qua è 3d, 3d meno 2 volte l'identità. Invece t meno 1 a chi corrisponde? Vediamo se avete capito. La derivata meno l'identità. Allora, vediamo un po', prendiamo una y, applichiamo la derivata meno l'identità e poi calcoliamo quello che viene in x. Chi è? Allora, derivata di y calcolata in x quanto fa? Questo è un operatore differenziale, si chiama operatore differenziale lineare perché è dato dalla somma di pezzi lineari. Derivata di y chi è? La derivata di y come si chiama? Calcolata in x, quindi meno l'identità applicata a y calcolata a x. Ci siamo fino a qui? Adesso proviamo a fare 3 volte la derivata meno 2 volte l'identità
applicato a chi? A y' meno y e poi valuta di massa. Cioè, cosa voglio applicare? Ho applicato prima questo e poi questo. Questo a chi lo devo applicare? A quello che mi è venuto fuori da prima. Adesso, cosa fa? Io la prima cosa devo fare? La derivata. Chi è la derivata di chi però? Di y' meno y dell'argomento. E poi moltiplicare per 3, quindi devo fare 3 y secondo meno y primo meno due volte, anzi guarda, togliamo la x che è meno, che è solo confusione, meno due volte y primo meno y. Chi mi viene? 3y secondo meno 3 meno 2 fa meno 5y primo più 2y. Ah, 3y secondo meno 5y primo più 2y. Però attenzione, io potrei fare anche al contrario, cioè possiamo fare prima questo 3d meno 2i applicato a y, chi viene? Viene 3y primo meno 2y. Poi proviamo a fare la derivata meno l'identità applicato a 3y primo meno 2y. Allora, cosa mi viene? Viene 3y secondo meno 2y primo, quando derivo questo qua devo fare meno 3y primo più 2y, semplificando viene 3y secondo meno 5y primo più 2y, cioè viene esattamente la stessa cosa. Allora mo si capisce perché andiamo trovando il polinomio caratteristico. Perché è come se noi questo operatore differenziale lo stessimo fattorizzando in pezzi. Allora, quali sono questi due pezzi? Nel nostro caso sono 3 volte la derivata meno 2 volte l'identità e derivata meno l'identità. Questi due pezzi, allora qua come si riscrive la nostra equazione? Si riscrive P di D applicato a Y deve fare 0. Cioè, si può riscrivere nel nostro caso, nell'esempio, 3D meno 2I composto di meno I applicato a Y deve fare sempre 0. Ora, quali mi interessano? Mi interessano? Quali funzioni mi interessano? Sono sui equivalenti soluzioni. Le funzioni che annullano questo operatore e le funzioni che annullano questo operatore. Perché? Se annullano uno dei due, allora dice annullano questo. Beh, la prima viene 0, poi quando applico l'operatore differenziale a 0 rimane 0. E se annullano la seconda, questa non la seconda, però io poi questa qua ci faccio la derivata meno i e poi che ne so se viene 0. Va bene uguale, perché i due operatori commutano. Abbiamo visto prima, questi operatori differenziali commutano perché sono tutti potenze della stessa b. Quindi se questa annulla questo operatore differenziale e poi dopo applichi a 0 e rimane 0. Quindi sicuramente sono soluzioni di questa equazione le funzioni che annullano questo operatore e le funzioni che annullano questo operatore. Allora, sempre rimanendo nell'esempio,
Quali sono le funzioni che annullano il primo operatore? Allora, d meno i di y viene nulla se solo se y' è uguale a y. Cioè devo fare y' meno y uguale a 0, porto dall'altra parte. E chi sono le soluzioni di questa equazione? Lambda e alla x. Lambda e alla x. Allora, il lambda è il coefficiente di combinazione. Ma chi è la funzione vera? La prima funzione della base. E alla x, cioè e alla 1 per x. 1 è la soluzione del polinomio caratteristico. Nel secondo caso, 3d meno 2i applicato a y uguale a 0, se solo se 3y' meno 2y, se y' di x meno 2y di x uguale a 0, se solo se y' di x uguale 2 terzi y di x, se solo se y di x quanto viene? 2 terzi, scusate, e la mu per e alla 2 terzi x. Perché? Perché quando le ho derivate scende 2 terzi. Quindi vedete che mi vengono esattamente gli esponenziali con gli esponenti davanti alla x come coefficienti, ci vanno esattamente le soluzioni del polinomio caratteristico. Adesso facciamo sempre un esercizio dello stesso tipo, ma lo cambiamo un attimo. Andiamo a scrivere questa equazione qua, y secondo meno 6y primo, y secondo di x meno 6y primo di x più 9y di x uguale a 0. Qual è il polinomio caratteristico? T alla seconda meno 6t più 9 uguale a 0. Le soluzioni sono? Ah, le soluzioni sono, stavolta sono coincidenti. T uguale 3 con molteplicità 2. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che io devo fare la mia equazione, è come dire derivata meno 3 volte l'identità di derivata meno 3 volte l'identità di y uguale. Quando non ci metto la x, metto 3 barre per dire della funzione y di x coincidente con la funzione. Ok, allora sicuramente questo quando una soluzione è lambda e alla 3x, se io prendo e alla 3x lo derivo, viene 3 alla 3x meno 3 alla 3x fa 0. Il problema è che le soluzioni di questa equazione sono uno spazio di dimensione 2. E il secondo vettore della base è il secondo elemento
una soluzione indipendente chi può essere? Non mi dite un'altra volta lambda più mu è la 3x, perché la 3x è dipendente da quello di prima. Non mi dite alla 4x perché non è soluzione fuori caratteristica. L'altra è questa. Perché questa? Andiamo a vedere. Allora, con come si comporta derivata meno alfa volte l'identità applicato alla funzione x alla, mettiamo qua, qua mettiamoci un polinomio q di x per e alla alfa x, questo chiamiamolo lemma. Allora, si tratta di andare a fare, allora se ci mettevo e alfa x, se qua ci mettevo 1, qua mi veniva 0. Se faccio la, la derivata meno alfa volte l'identità applicata ad alfa x, mi viene alfa e alla alfa x meno alfa e alla alfa x viene 0. Ok? Ci siamo fino a qui. Andiamo a vedere che succede se invece ci metto un polinomio davanti. Che succede? Basta fare il conto. Allora, prima di fare la derivata, come si fa la derivata di un prodotto? Si fa u' di x per e alla alfa x meno, no, più q di x alfa e alla alfa x, poi meno, derivata. Derivata del primo per il secondo più la derivata del secondo per il primo meno alfa volte l'identità. L'identità che cosa significa? Significa prendere questo e copiarlo qua. Che succede? Secondo e terzo pezzo sica, quindi cosa rimane? Q' di x per e all'alfa. Quindi applicare il nostro operatore differenziale di questo tipo qui, derivata meno alfa volte l'identità, ha una funzione del tipo e con l'esponente giusto, alfa x, per un polinomio qualunque, alla fine si risolve come deriva il polinomio e basta. Allora, se io questo operatore lo applico due volte, per esempio in questo caso, no? Derivata meno tre volte l'identità, derivata meno tre volte l'identità. Perché se lo applico una volta la soluzione è lambda per i alla 3x? Perché questo viene 0 se solo se la derivata del q fa 0. Ma se lo applico una volta sola, sto parlando della derivata prima, che fa 0 se solo se q di x è una co, e quindi se qua ci metto lambda per e all'alfa x mi fa 0. Ma se lo applico due volte, se io faccio derivata meno alfa i applicato due volte, cioè questo al quadrato significa questo composto questo di q di x per e alla alfa x, quanto farà? La prima volta fa q primo, la seconda volta farà q secondo di x per e alla alfa x. Allora questo qua quando è che farà 0? E la alfa x è un esponenziale, non fa mai 0, deve essere 0 q secondo. E quando è che q secondo fa 0? Quando q è un polinomio di grado 1. Quindi grado 1 che significa? Lambda più mu x per e alla 3x, in questo caso alfa era 3, qua c'è e alla alfa x, qua c'è il polinomio del grado. E se invece lo applicavo tre volte, il polinomio poteva anche essere di grado
2. E quindi l'altra soluzione era x quadro per e alla fa x. E se lo applicavo 4 volte c'era anche x cubo per e alla fa x. Se lo applicavo 5 volte c'era anche... Ma queste funzioni sono tutte indipendenti? Sì, perché c'è un lemma che lo dice. E allora, quante funzioni trovo indipendenti? Quando io faccio il polinomio caratteristico, cosa mi ci compare? Mi compare d meno lambda i lambda j volte l'identità elevato all'alfa j. Questa è la radice del polinomio caratteristico. E questa è la molte? Quindi le funzioni che compariranno come soluzioni chi saranno? Saranno e alla lambda j x, poi x per e alla lambda j x, eccetera eccetera, fino ad arrivare a x elevato alla alfa j meno 1 e alla lambda j x, che sono esattamente lambda j. Quindi troverò tante soluzioni indipendenti. Quant'è la molteplicità della radice del polinomio? Lo faccio con la prima radice, lo faccio con la seconda radice, lo faccio con tutte le radici e alla fine ottengo una base dello spazio delle soluzioni. È chiaro o no? Non è che è difficile.